Social Podcasting, your digital friends. Le letture di Marta. Dachau, 20 febbraio 1943. Questa prigione è diventata l'unica casa, l'unico luogo in cui sono costretto a vivere da non so più quanto tempo e dove sono obbligato a esibirmi. Il suono del vento mi accompagna sempre nelle esecuzioni per il generale Weber, come un fedele amico. Anche stasera sono nel suo alloggio e lo sento sibilare, fischiare e infilarsi fra le fessure delle finestre. Ha un suono lacerante. Sembra che voglia urlare il dolore che c'è fuori da questa porta. Amici di Social Podcasting, ben ritrovati. Eccoci di nuovo qua insieme. Allora, come avrete ascoltato, è un inizio molto importante quello che ho fatto. Ho scelto il pezzo per iniziare sia per un'intensità storica e narrativa con cui mi è piaciuto che l'autrice abbia descritto questo pezzo e sia perché all'interno di questo è presente il titolo del libro di cui oggi vi voglio parlare. Continuo la collaborazione con Golem Edizioni. Il libro è di Cristina Origone e si intitola appunto Il suono del vento. Questo romanzo è molto complesso, non da un punto di vista negativo in fatto stilistico, ma proprio per la moltitudine di tematiche che affronta. Ecco, penso che si possa proprio considerare il romanzo in quanto tale perché affronta tante prospettive. Il suono, la composizione, la musica, le note, la memoria sono il filone che tiene insieme tutte le parti di questo libro. Sono circa 200 pagine, è diviso in tre parti e proprio perché affronta tante tematiche, il libro si sviluppa anche su diversi tempi. Ed è qui che entra in gioco il concetto di memoria, di passato, di storia, di tradizione, per arrivare poi al nucleo di qualsiasi emblema, che è la famiglia. Ma procediamo con ordine. La storia si apre e ha prevalentemente come protagonista Camilla. Camilla Serra è una conduttrice televisiva, è per una emittente non grandissima nel milanese. Conduce la trasmissione Segreti e Misteri e sarà proprio questo che trasporterà Camilla nella storia di passato, di tradizione, di memoria di cui vi accennavo. Camilla conosce anche un affascinante personaggio di questo romanzo protagonista, che è il commissario Tancredi Massari. Loro si conoscono soprattutto perché praticano un momento insieme che è alla mattina l'ora di corsa insieme. Ovviamente sono due caratteri che si amano e si odiano. Il commissario viene descritto come il classico uomo brillante, affascinante, però distante, scapolo, quindi molto difficile da coinvolgere nei lati sentimentali, e lei invece, Camilla, insomma, si vede già che ha una cotta, un'infatuazione per questa figura maschile. Ma questi due protagonisti come entrano poi nella vicissitudine di quella che è invece poi tutta la tematica principale del libro, della storia che si sviluppa? Entrano in funzione di Aaron Schneider, è un molto famoso, brillante violinista tedesco, come ovviamente il cognome ne si deduce, che si esibisce sempre soltanto con uno Stradivari meraviglioso, perché insomma, è l'eccellenza dei violini, appartenuto appunto a suo nonno.
Proprio perché si esibisce soltanto con questo violino, il concerto viene annullato per la sparizione appunto dello strumento musicale di sua appartenenza. È Camilla che spinge Tancredi a voler indagare, a voler capire, e questo fatto, questa sparizione, è il tramite per fare il salto indietro, il salto nel passato. Qui si apre la tematica più importante, sia da un punto di vista storico, sia da un punto di vista di storia, appunto. E siamo catapultati negli anni della Seconda Guerra Mondiale, che, aperta parentesi, secondo me sono anche uno dei pezzi più belli che l'autrice fa scorrere nel libro. Sono veramente toccanti, da cui appunto ho estratto anche l'inizio di questa recensione, e credo che l'accurata sensibilità con cui viene scritto di quel periodo sia veramente ammirevole da parte dell'autrice. Questo salto indietro, dicevo, ci porta all'apertura della Seconda Guerra Mondiale, nei campi di concentramento, e alla storia appunto della famiglia, del nonno di Aaron, di questo violinista, che è legato anche a un mistero particolare, ovvero a questa rosa di carta. Ovviamente io non posso svelarvi che cosa è esattamente e perché la rosa di carta, perché sennò svelo tanti misteri e meccanismi della trama. Tenete presente però la parola composizione, che è una parte importante su questa rosa di carta e su questa storia di famiglia, di guerra. E questo perché avviene poi nel presente un ricatto ad Aaron, che è legato proprio a questo mistero. In questo avanti e indietro fra passato e presente, ovviamente poi in parallelo, in tutto questo passato, in questa storia, in questi misteri, in questa storia italiana molto tragica di guerra, c'è tutta l'indagine nel presente e anche il dinamismo e il duo di Camilla e Tancredi, perché c'è, oltre poi a tutti ovviamente i misteri, la storia di questa famiglia, c'è anche la suspense di questi due protagonisti. Ce la farà Camilla ad arrivare nel cuore di Tancredi? Ce la faranno a dichiararsi, a stare insieme, ad aprirsi, a credere che l'amore possa fare la differenza? Ed è appunto l'amore, la memoria, il suono, il ricordo, il concetto di famiglia, di sacrificio, che poi è il tema collante di questo libro, di questo suono, di questo violino. Con la storia di Aaron, della famiglia, dei campi di concentramento, delle violenze, dei soprusi, noi veniamo comunque anche a conoscenza di quanto un atto d'amore può essere vitale. Un atto d'amore fatto da una madre, il salvare la vita, il voler tramandare e fare in modo che il nostro futuro continui comunque a esserci anche se noi non ci siamo. E se nella Seconda Guerra Mondiale questo tema è così tragico, soprattutto da un punto di vista fisico, concreto, mi piace che nel presente non sia ovviamente così mortale come tema, come può esserlo per Camilla e Tancredi, può essere più leggero, ma può sempre essere un concetto di salvezza, di aiutarsi, che è un po' quello che comunque cercano di fare Camilla e Tancredi rispettivamente della propria vita. Il suono di questo vento, di questa memoria, di questo sentimento che pervade ognuno di noi. Siamo come corde di violino protese su questa vita che ovviamente a volte ci strapazza, ci strimpella, a volte ci rompiamo, a volte siamo troppo tesi, ma continuiamo a suonare. Il concetto di paura e coraggio che non si possono mai slegare, che sono sempre insieme, inossidabili. Mi piace tantissimo come questo insieme sia appunto collegato fra il passato, fra la storia del prima e il nostro adesso. È uno degli aspetti più belli che io ho trovato in questo libro e nell'autrice. Ma adesso, come sempre, un piccolo estratto.
Mentre usciamo dal campo, mi volto per osservare il luogo dove ho vissuto per tutto questo tempo. E la paura di non rivederlo più mi prende all'improvviso. Non avrei mai immaginato che non volessi andarmene da questo posto, ma in questo momento ho paura. Paura di non rivedere più mia madre. Paura di morire. Non voglio morire. Mamma, dove sei? Un romanzo, come vi dicevo, decisamente intenso. Ed io, dopo il suono del vento, vi aspetto per tanti, tanti altri suoni, tante parole, sempre insieme. Grazie, alla prossima! Social Podcasting, your digital friends.